Ciao, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi faremo un video per quanto riguarda le calze della Befana. E una ve l'ho già messa, che è quella della Kinder, e poi ho preso questa dei Transformer, questa dei My Little Pony, e in più ho trovato queste bustine che vedremo nello specifico di Miraculous. Queste sono le uniche calzine che mi piacevano quest'anno e quindi vabbè. Ho detto, proviamo e vediamo cosa c'è dentro. Quindi, sistemo il telefono e, anzi, prima vi faccio vedere per benino la calza com'è. Vedete, qua c'è Transformer. Dietro è tutta rossa. Qua, vabbè, ci dice tutto cosa c'è dentro. Mentre quella dei mali tamponi è fatta così. È carinissima e dietro tutta rosa. Bene, sistemo il telefono e apriamo tutto. Ok, ho sistemato il telefono e partiamo. Volevo partire da queste bustine che ho trovato, di questi fizi picca picca, che altro non sono che i chupa chupa di una volta, che praticamente con quella polverina che quando la metti in bocca scoppietta. E sapete, io adoro Miraculous, come avete potuto vedere dagli altri video, quindi mi hanno fatto ricordare soprattutto questi adesivi che le prendevo delle Winx e tanti anni addietro ancora di Dragon Ball e così via. E quindi li ho voluti prendere. Ho trovato queste 5 bustine e quindi ora andremo a aprirli. Sono munita di recipientino per mettere il, sentite, questa è la polverina. Che sono curiosa di vedere che adesivo c'è dentro. Quindi volevo aprire la bustina da qua sotto per preservarla, perché una la voglio tenere in collezione. Quindi andrò a fargli un tagliettino veramente ultra fine. Ok, cerco di farvi vedere com'è all'interno. Ah, oh, bello! Ecco qua, ciupa ciupa, vedete qui sopra c'è la polverina, quindi qui dentro ci dovrebbe essere, aspettate, sì, all'interno come potete vedere c'è la polverina e l'adesivo. Mi sono munita di un barattolo, così posso versarla dentro. E quindi niente, sono costretta ad aprirlo, ad aprire la bustina, perché l'adesivo è proprio dentro, e quindi la bustina la aprirò così in modo che mi rimanga lo stesso. Ah, invece si sta rompendo. Vabbè, cercherò di preservarmene un'altra. Allora, qua abbiamo trovato Adrien, carinissimo. Il primo adesivo è questo. Allora provo a salvare un'altra bustina. Sempre se ci riesco, stavolta sta venendo un pochettino. Ok. Allora, i lecca lecca com'è? Sono tutti quanti, mi sa, alla Coca-Cola. Credo sia la Coca-Cola, visto il colore. Ora, non so quanti siano in tutto questi adesivi. Non lo so proprio. Allora vediamo se riesco a mantenere la bustina.
sa che questa volta ce la faccio. Insomma, quasi. Oh, che bello. Adoro questo adesivo. Vedete? Abbiamo Chat Noir. È bellissimo questo adesivo. E ora apro gli altri. Ho già intravisto che questo adesivo è diverso. Apriamo. E qua ci abbiamo Marinette con Tiki. E questo è il terzo. Poi pensavo di aver trovato un adesivo doppione, invece il colore è simile, però ecco, sto lanciando polverina dappertutto. Ok, no, sembra che... vedete, sembra è diverso l'adesivo, perché l'altro con Adrien era, vedete, posizione diversa. Ottimo, quindi quattro adesivi diversi. E ora non mi resta che aprire l'ultima bustina. Ho fatto un sagrasso con questa polverina. Sarà contento mio nipote, che mio nipote stravede per questi ciupa ciupa con questa polverina. Allora, l'adesivo ho trovato, vi anticipo, un altro Adrien, no, Chat Noir. Aspettate. Non ho trovato neanche una debug. Allora, vediamo, non mi ricordo già più cosa avevo trovato. Allora, quindi sono 1, 2, 3, che non sia doppio. Ok, tre diversi. Quindi se già sono suoi 3, minimo ce ne saranno altri 3 di ladybug. Non so quanti di Marinette, e quindi non so quanti sono. Scusate che devo, c'ho tutto il tavolo pieno di quella polverina frizzantina. Ok, bene, e le bustine le abbiamo aperte, e ora passiamo alle calze. Allora, non voglio rompere il cartoncino, c'hanno questi gancini. Mi sono munita di forbici apposta, così questi cartoncini li metterò in collezione insieme a quelli delle, sia delle uova di Pasqua, sia della Kinder, delle Winx, che era veramente enorme. E ora possiamo vedere che cosa troveremo in questa calza. Niente, non è successo nulla. Mi stava solo scivolando il cellulare. Aspettate che risistemo e torno subito. Ok, stavo facendo il danno. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Oh, che meraviglia! E quanto sono buoni i marshmallow. Abbiamo un bel sacchettino di marshmallow bianco e rosa. Poi caramelline e zuccherine. Poi abbiamo delle monetine tutte verdi.
cioccolato che ci è disegnato. Aspettate. Una specie pantera? La tigre? Ah, qua un leone. Ah, un leone. Va bene, non sapevo che c'era. Non sapevo il carbone. Non guardate le unghie che devo rifarmele. Il carbone. E ultima sorpresa. Che cos'è? Oh no, che brutto. Insomma, ecco il DAS di Do, cosa è, insomma. Per costruire, insomma, ti devi rifare tu il personaggio. Non ho ben capito, insomma. Non lo so, non mi sfigura molto. Però la calzina è molto bella. E anche i dolcini. Quindi passiamo a quella di My Little Pony. Vediamo un pochino. Che cosa c'è dentro? Ok, ecco il cartoncino. Ed ecco la calzina con l'arcobaleno. Allora, capace che sono uguali, infatti. Marshmallow. Ci sono quelli di prima. Marshmallow. Caramelline. Cioccolatini. La sorpresa è diversa, in realtà è diversa. Il carbone. Sono stata a Monella. E la sorpresina si trova dentro un ovettino rosa. E ora vediamo cosa c'è dentro. Ok. E si saranno sciupati. Eccolo qui. Credo sia un tatuaggio. Sì. Visto la cartina, vi faccio vedere meglio il disegnino. Aspettate. Eccolo qua. Il tatuaggio dei My Little Pony. Bene, abbiamo aperto tutto. Sì, non ho altro da mostrarvi. Questo lo rimetto dentro. Spero che vi siano piaciute le calzine. A me soprattutto i disegni. Saranno contenti mia sorella e mio nipote per i dolcini, perché li passerò a loro. E quindi niente, non mi resta che augurarvi buona Befana e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!